fatto di avere poche o molte armi non era quello che contava per me o quello che ho imparato nella guerra, standoci dentro, soffrendola. E quello che contava per me era semplicemente il fatto, che l'uomo nella guerra manifestava i suoi peggiori istinti, anche se la guerra, anche se quella guerra, se quando c'eravamo entrati, anche quando l'avevamo voluta, ci sembrava che fosse l'ultima guerra, che fosse la guerra per liberare l'uomo dalla guerra. La guerra non libera mai l'uomo dalla guerra. La guerra rimarrà sempre l'atto più bestiale dell'uomo e purtroppo la storia ci insegna anche in questi giorni che l'imperialismo, che la necessità di dominare gli altri attraverso la violenza non è cessato.